Salve cari amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro capitano Santenchan. Ancora una volta mi ritrovo a parlare dello stesso argomento che non avrei più voluto trattare, ma che tanto mi rammarica. Quindi, sperando che tutte e tutti voi vi incontriate bene, al 3, 2, 1. Tema del giorno. Ciak. Ciak. Tema del giorno. Si è tanto parlato del terremoto che continua a manifestarsi con nuove onde telluriche in questi giorni, quindi della distruzione provocata dal terremoto, ma ciò di cui vi voglio parlare e ciò che deve seguire prima o poi ad ogni terremoto, cioè la ricostruzione. Quindi il tema del giorno sarà la ricostruzione, sempre che il terremoto non fermi le sue onde sismiche. E già, care amiche e cari amici, che mi seguite, perché da sempre è stato così in Italia. Dopo la tragedia del terremoto subentra la tragedia della ricostruzione, come è successo 7 anni fa, nel 2009, e anche nel 2012, che gli imprenditori e i politici ridevano al telefono, paventando, anzi non paventando, prognosticando quanto avrebbero potuto guadagnare dal disastro. Perché questi terremoti sono come le guerre, le ultime guerre che si sono fatte dal 2001 in poi, che servono per ricostruire. Quindi ci sono un sacco di imprenditori malintenzionati che sono pronti a guadagnare nella ricostruzione cifre esorbitanti. Quindi il vero negozio nei terremoti sta nella ricostruzione. Riusciranno i tangentisti a metterci le mani addosso? Poi c'è anche da dire i veri guadagni stanno anche negli aiuti agli sfollati. C'è sempre qualcuno, soprattutto di questi tempi on the web, nella rete, in internet, che se ne approfitta organizzando dei finti centri di riscossione degli aiuti e del denaro e magari insaccandoseli per conto proprio. Hanno detto addirittura che organizzano dei finti centri di riscossione, persone nelle reti sociali, per approvvigionarsi di cibo e di denaro e di qualsiasi oggetto di consumo, di beni di consumo. Quindi bisogna fare attenzione a chi si danno i propri donativi per i terremotati, perché ci può essere il marpione, il furbello, il pistola dietro che si inguatta tutto. È bello essere generosi e donare le proprie cose a chi ne ha bisogno, ma bisogna farlo attraverso delle strutture idonee e riconosciute, altrimenti è come buttare nel cesso del denaro, perché non va a chi ne ha bisogno, ai terremotati, ai bisognosi, alle vittime del sismo, ma va ai tanti furbetti, furbastri e furboni che abbiamo nel nostro paese. Purtroppo bisogna sottolinearlo, bisogna fare opera di istruzione. Ci sono tanti marpioni che se ne approfittano e che organizzano dei falsi centri di riscossione per intascarsi il denaro. Quindi questo è il secondo problema della ricostruzione. Del primo problema già ne ho parlato. Dei pidocchi che se ne approfittano della ricostruzione fra i politici, i mafiosi e gli imprenditori.
Poi ho parlato del secondo problema della ricostruzione, che soprattutto di questi tempi organizzano dei falsi centri di riscossione per accogliere denaro e beni di consumo, anche cibo, e addirittura dei falsi conti correnti. Per cui, prima di donare, informatevi a quale ente lo fate, perché molti si fanno passare per la Caritas e non sono della Caritas. Voi, se volete donare alla Caritas, donate alle filiali riconosciute o rivolgetevi attraverso il browser ai siti ufficiali, non alle letterine che vi arrivano con il link della Caritas, che poi sono delle finte pagine. Soprattutto quando l'estensione del link non dice caritas.it, ma dice www.nonsoterra.com. Non so, è una pagina di Google che poi dice Caritas, ma qualsiasi può aprire in un gruppo sociale, un network, un sito chiamandolo Caritas. Poi che ci faccia un'altra cosa. Ma naturalmente resta da trattare quello che io vedo come il terzo punto più grave della ricostruzione, che a volte implica che gli stessi vicini ed abitanti del paese di un centro colpito da dei sismi si trasformino, magari per necessità, magari perché ne hanno l'inclinazione, in sciacalli. Quindi, dopo gli imprenditori politici mafiosi, eccetera, per le ricostruzioni, dopo i siti finti che raccolgono per gabbare la gente delle donazioni, che non arriveranno mai a destinazione, c'è lo sciacallaggio. Individui che vanno come degli sciacalli a rubare ai morti, quindi alle carogne. Con tutto rispetto parlando per gli sciacalli veri, vanno nelle casse dove c'è magari gente ferita che non può essere riscattata, gente deceduta, e vanno e derubano le casse, magari anche a rischio di mettere a repentaglio, cosa che gliene frega di meno, gli inquilini che stanno sotto le macerie, perché possono provocare degli smottamenti e quindi schiacciare persone pur di prendere degli infimi beni di consumo, perché la vita umana è sempre più cara di quanto può costare un oggetto materiale. Però questi sciacalli vanno sulle rovine, nelle casse a rovistare e magari col loro peso corporale gravano sulle macerie e quindi se qualcuno era rimasto in vita e i soccorsi lo potevano riscattare, vanno gli sciacalli, smuovono tutto camminandoci sopra. E le persone rimangono schiacciate. Quindi non soltanto gli sciacalli infliggono dei danni materiali, perché a volte vanno anche a loro rischio in una casa per marpiolare, per rubare 100, 200, 300 euro, magari del cibo, magari degli elettrodomestici, un cellulare. Quindi anche a loro rischio vanno, però soprattutto mettendo a rischio gli inquilini che possono essere ancora dentro la casa, perché ripeto, camminando sopra le macerie e dentro la casa possono smottare tutti i detriti che stanno sotto di loro, che ci camminano sopra. Quindi o muoiono schiacciati loro stessi, che sarebbe magari un bene perché ci si libera da dei criminali, questi sciacalli del terremoto. O comunque, muoiano o no, possono mettere in rischio i veri proprietari della casa. Quindi non lo faccio più largo questo video perché mi hanno consigliato di farlo corto, ma questi sono i rischi del post-terremoto, quando finalmente si assesta il territorio, non ci sono più sciami sismici, inizia la ricostruzione e ne approfittano come negli altri terremoti precedenti. Imprenditori, costruttori,
politici collusi con la mafia, ne approfitta chi vuole intascarsi del denaro, delle risorse che la gente mette a disposizione dei centri di assistenza, inventandosi delle forme di ridirigere gli aiuti e le donazioni in maniera impropria, perché organizzano nel web dei centri di raccolta inesistenti e dei finti siti della Caritas perché la gente doni denaro, anche dei finti numeri di cellulare che non appartengono a nessun ente di riscossione di denaro per i terremotati, e quindi alla fine la gente dona a dei pirati informatici. E poi il rischio sciacallaggio, che quello è veramente una vergogna. Ringraziandovi di seguirmi, questo è tutto per oggi, arrivederci. Post data. Intanto che si accende il mio computer, voglio rimarcare che, a parte gli sciacalli degli imprenditori, dei politici e dei mafiosi collusi, stavo per dire, non c'è nulla di peggio che il sciacallaggio, lo sciacallaggio di chi va a depredare le casse. Ed in effetti sembrerebbe così, ma quello ormai è uno sciacallaggio tradizionale. Tanto il primo, quello degli imprenditori, dei politici, dei mafiosi corrotti, come il secondo, di chi organizza dei finti centri di riscossione, tanto virtuali come materiali, di donazioni di denaro, di beni di consumo, di cibo. Tutti quelli sono degli sciacalli che realmente fanno del male alle persone, tanto a chi dona come a chi dovrebbe ricevere. Sarebbero dei tumori da estirpare. Beh, con questo vi saluto di nuovo, però è veramente un tema che mi tocca molto, questo innanzitutto per le vittime del terremoto, e poi di vedere tutta questa questi tentativi di approfittarsi tanto delle vittime, dei familiari delle vittime e della gente di buona volontà che li vuole aiutare. Veramente non so che pensare di tutto questo. Se volete lasciate dei commentari a questo video o al canale. Mi trovate anche in Facebook e in Google Plus e in Instagram. Veramente, io contro gli sciacalli di ogni tipo non posso che provare vergogna come italiano e tanta rabbia. Grazie ancora una volta di seguirmi.